Dopo tante arrabbiature, finalmente rientra un'altra vittoria qui a Porto Sant'Elpidio. La Farieriense si scontra con San Giorgese 2000. Qui con noi il coach Chierici. Allora, coach, una partita sofferta, però il sorriso c'è ancora. Sì, sì, una partita sofferta. Sarà un trend che sarà lungo tutto il campionato, queste sofferenze, però è andata bene. Soffriamo come sempre, siamo un po' carenti su alcuni punti di vista dell'organico, però è andata bene, via. Prima di conoscere la sua squadra, allora, prima partita, un derby con Porto Sant'Elpidio, anche lì una grande vittoria. Sì, fotocopia. Abbiamo vinto dopo un supplementare, soffrendo, siamo partiti molto bene come stasera, poi ci perdiamo un po', forse ci culliamo, non dovremo esaminare queste cose, però c'è sempre una reazione molto viva nel finale che poi ci consente di portare a casa i due punti. Allora, coach, nuova squadra, non sappiamo, ci parli un attimo della sua squadra, Farieriense, parliamo di promozione, sì. Girone E. Sì, allora, questa squadra è una fusione tra la vecchia Elpidiense e la Farieriense, abbiamo fuso le due squadre, è un organico che deve ancora amalgamarsi, però c'è molta volontà, c'è molto spirito, quindi si lavora bene e ci sono buone prospettive. Prossima partita, coach? A Grotta a Mare. Quindi come preparerà la sua squadra, dato che due vittorie ci sono entrate, però c'è sicuramente qualche aspetto da migliorare? Sì, 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 sicuramente bisognerà migliorare il punto di vista della continuità del gioco, non si può andare a sprazzi, questo agonismo del finale non può essere una costante, bisogna essere costanti in tutto l'arco della partita, è questo su cui dovremo lavorare. Il vostro obiettivo per questo campionato? Fare bene e divertirci. Ok, grazie coach, allora in bocca al lupo per proseguire il campionato. Grazie a voi.